vero, però come deve essere nostra mentalità, non ci devono essere alibi, le motivazioni dovranno essere molto alte e di conseguenza dobbiamo avere come obiettivo la continuità e quindi dobbiamo lavorare al massimo per fare di tutto per rientrare di nuovo un altro risultato importante. Siamo arrivati a queste tre partite numericamente un po' con qualche problema perché avevamo qualche infortunato di troppo che stiamo recuperando piano piano, anche se ce l'abbiamo a disposizione, sicuramente non sono ancora nella condizione di poter avere 90 minuti di alto livello, però credo che con le giuste rotazioni, con il giusto alternarsi, comunque saremo anche sotto l'aspetto fisico, nonostante sia la terza partita, altamente competitivi. Salvo sorprese della rifinitura, Macchioni, e quindi fuori rimarranno Mora, Fabiani e Mustacchio. Come gruppo inizia a credere maggiormente nelle proprie qualità, sta migliorando quello che è il livello di autostima e in questo momento bisogna mettere dentro proprio delle prestazioni proprio con quel filo di acceleratore che deve portare questa fiducia in crescendo. Sappiamo che il percorso è un percorso comunque che sarà sempre arduo, dove troveremo sempre delle difficoltà davanti, ma quando sei positivo, quando riesci a essere in fiducia, riesci a credere nelle tue qualità, qualsiasi ostacolo che si presenta davanti, trovi sempre delle soluzioni per cercare di superarlo. E noi in questo momento dobbiamo cercare la continuità proprio sotto questo aspetto mentale. Temo il collettivo perché è una squadra che ha delle buone individualità, ma è una squadra che sa quello che deve fare. Una squadra che ha le idee molto chiare su come deve interpretare la partita, su come gestisce anche la partita. Una squadra molto ordinata che concede poco e soprattutto nella fase di costruzione ha letture per poter creare delle superiorità nonostante non abbia, ripeto, delle individualità di grandissimo spicco, se non magari in giocatori come possono essere Manconi, Gelli, però, ripeto, questa organizzazione dovremmo rispettarla molto perché è una squadra che sa stare molto bene in campo. Mister, volevo parlare alle condizioni. Ah, prego. Posso?
questo l'Alessandria deve crescere per ritagliarsi la sua identità, e la sua identità deve essere un'identità competitiva, sia che si tratti di giocare il campionato, sia che si tratti di giocare il playoff. Noi dobbiamo avere una fisionomia ben precisa, dobbiamo giocare per quelle che sono le nostre caratteristiche e soprattutto quella di creare anche quella mentalità che ti porta poi a dare quel plus ultra che ti fa fare il salto di qualità. Quindi in questo non possiamo permetterci di identificarci per una o per l'altra, ma dobbiamo lavorare per il miglioramento della prestazione della squadra che deve essere nel conto di poter essere competitivo sia nel campionato che, ripeto, che per quanto riguarda i playoff. Molto ampio proprio nella capacità di scelta, nella capacità di lettura, di interpretazione delle situazioni. Io dico sempre che la difficoltà più grande a volte è trovare una partita come quella di domenica. Faccio un esempio di giovedì, chiedo scusa, ma giochiamo in 3 giorni e per noi è sempre domenica quando si gioca. Anche se trovi una squadra che gioca esclusivamente sulle seconde palle e tende a farti giocare male, noi quella lucidità, quel caos che si crea dentro il campo dobbiamo avere la capacità di gestirlo con una freddezza, con una lucidità diversa, perché è un aspetto che purtroppo, come dico sempre, per giocare bene bisogna che ci siano sempre due squadre, non ne basta una sola. E di conseguenza in questo abbiamo un margine veramente importante perché ogni tanto ci facciamo ancora prendere troppo dalla frenesia e dalla poca capacità di lettura in questo momento di alcune situazioni che andrebbero sicuramente gestite meglio per essere maggiormente incisivi. Grazie a voi, buona giornata, grazie a voi, buona giornata.